diverso. Prego, Daniel. Velocissimamente, quando prima io parlavo di attaccamento alla maglia, quella è stata l'ultima conseguenza. Io naturalmente cerco di non guardare in superficie, provo ovviamente soltanto da un punto di vista individuale, sia ben chiaro, perché non ho la verità in mano, quindi sono soltanto interpretazioni, di andare un po' più in profondità. Secondo me questa mancanza di coesione c'è stata proprio nel rapporto presidente, dirigenza, allenatore, giocatori, perché ad altissimi livelli io non credo che ci si possa permettere il lusso di avere questi rapporti confidenziali. Abbiamo vissuto un passaggio che non è da Juventus, e mi riferisco a due episodi in particolare. Adesso so che farò arrabbiare Gianfranco, ma non ce l'ho con lui. L'addio di Buffon e poi questo ritorno piuttosto grottesco, non degno né di un grande portiere come Buffon, ma soprattutto di una grande società della Juventus, e la conferenza stampa finale di Allegri, che non è degna di una grande società come la Juventus, perché con lo sfogo Allegri è liberissimo di farlo, ci mancherebbe altro, ma non nella sede della Juventus. Io questo la Juventus non riconosciuta più, e siamo arrivati poi al punto, quasi secondo me, di puntare i piedi al di là delle difficoltà economiche, nel momento in cui Nedved e Paratici decidono di cambiare mentalità, di andare a prendere un allenatore, ovviamente alludo a Sarri, che Agnelli non ha mai digerito, e che Agnelli quasi per ripicca lo ha lasciato non tanto solo, ma lavorare con una squadra che era stata costruita per lui. Sappiamo benissimo che al di là di quelli che possono essere i valori, quindi non sto interpretando in questo momento, se tu vai a prendere uno di quegli allenatori devi comprargli dei giocatori funzionali per quel tipo di gioco, fino ad arrivare, anche qui un puntare i piedi, a dire bene, ora decido io, metto Pirlo. Per carità, la società è sua, nessuno può contestare un presidente che per 9 anni ha vinto. C'è soltanto un dettaglio, che 3 anni prima lo stesso presidente decide di fare un investimento economico estremamente oneroso. Prima diceva Andrea, gli rubo la frase, quindi gli chiedo scusa, fuori dalle telecamere spente, per vincere la Champions manca un dettaglio, si fa un sillogismo sbagliato, Ronaldo uguale Champions, e questa conflittualità interiore è continuata, questo rapporto tra i giocatori sempre più capricciosi, perché convinti di avere in mano il potere, di avere in mano ovviamente un rapporto preferenziale con il presidente, è chiaro che poi non c'è più neanche coesione in campo. Quindi non è un discorso così semplicistico della serie, i giocatori non onorano la maglia e lottano col cuore. Il discorso è molto più complicato, e secondo me, mia interpretazione, poi sbaglierò tutto, parte proprio da lì.